Sta nelle sale, è l'11 dicembre di quest'anno, la distribuzione è come sempre Medusa. Moltissime altre informazioni le trovate nella cartella stampa che vi è stata consegnata. Io voglio solamente sottolineare un aspetto importante che fin dalla preparazione del film è stato l'asse portante di tutte le scelte produttive seguenti. Questo film è un film ecosostenibile. Questo film segue il protocollo Edison Green Movie per il cinema sostenibile. Abbattere i consumi energetici, limitare l'uso dei materiali inquinanti, smaltire correttamente i rifiuti, utilizzare quotidianamente comportamenti responsabili da parte di tutto lo staff composto da oltre 90 persone per 10 settimane, per 10 ore al giorno, significa azzerare ogni spreco di risorse e limitare al minimo l'impatto ambientale. No, è che se vuoi lo introduco, Giovanni. Guarda, tu Giacomo è venuto preparato oggi, non è come me. Sono venuto anche vestito in un certo modo per dare questo annuncio. Io sono venuto in pigiama. E la regia di questo film è firmata a quattro mani, ma forse la mano quella più sapiente e quella più importante è quella di Morgan Bertac, che inviterei a venire qua. Morgan Bertac lavora con noi da almeno 12 anni e ha fatto backstage, ha firmato la regia dell'ultimo spettacolo televisivo a Butta Buddiga, e questa volta abbiamo deciso di affidargli questo ingrato e complicato, ma spero anche divertente, compito di dirigerci, no? Ma è la storia di questi tre personaggi che già dal titolo si deducono, insomma, e mi sembra abbastanza chiaro già da chi sono dei nostri tre, a parte Aldo che stasera oggi è elegantissimo. In pratica racconta la storia di un uomo, un ricco finanziere che è Giacomo, che ha un maggiordomo stupendo. Ma tu sei vestito da maggiordomo? Sono vestito da autista. Vedi i bottoni, che un bel giorno d'argento, molto bello, entrano in contatto in un modo che non dico, comunque, con Aldo, che invece è un ambulante aspirante bancarellaro. Ha un grande sogno nella vita di aprire una bancarella prima o poi, è un po' il sogno di tutti noi, diciamo. Sostanzialmente non posso entrare nei dettagli, però c'è una sinossi ampiamente esplicativa nella sinossi stampa. L'ho usata come parola, lo so. A un certo punto Giacomo subisce un tracollo, il suo impero finanziario subisce un tracollo per una sua, diciamo, spregiudicatezza nel gestire i suoi affari, e da quel momento in avanti si ritrova insieme al figlio maggiordomo, trascina anche il maggiordomo, si ritrovano a vivere a casa di Aldo, che vive con la madre perché ha perso anche la casa, insomma, e si è dovuto rifugiare a casa della madre. Quindi questi tre personaggi si ritroveranno a vivere in un appartamento piccolo, popolare, molto stretto, caldo, caldissimo. Nonostante la diversità di casta riescono a sopravvivere in un certo senso, in nome di una sorta di redenzione finale in cui tutti e tre i personaggi finiranno col fare e coronare un sogno tutti e tre insieme. Questo molto in sintesi. Ci sono fior fior di attori che lavoreranno con noi, forse la cosa migliore, no? Sì. Giuliana Lo Iodice, che interpreterà la madre di Aldo, poi ci sarà Francesca Neri, dine qualcuno anche tu, Morgan. No? Massimo Popolizio, Sara D'Amario, e poi c'è questa attrice spagnola Guadalupe, non conosciuta da noi, ma anche lei è molto brava, Guadalupe Lancio. Che una Giovanni si è già innamorato di lei, la porta della natura, dire. E c'è anche un bimbo, che nella storia è mio figlio. Beh, bisogna dire che ci sono tante donne rispetto al solito. Tante donne, no?
Abbiamo deciso di fare l'esatto contrario di Al, John e Jack, dove c'era un'unica donna, entrava al 75esimo minuto, era ottantenne e veniva ammazzata dopo 3 secondi con un colpo in fronte. L'unica donna presente nel film, mentre questa volta abbiamo deciso di esagerare. Fin dall'inizio. Siamo cambiati. Volevo farlo io, però ci siamo fatti dei provini. E alla fine Aldo vince sempre perché la faccia da povero, non so come mai c'era lui. Ma il physique du rôle, è cos'è qua? Non poi... c'è stata discussione sul ruolo del no, io l'ho accettato solo. Esatto, sono accettato. Non c'è stata discussione. Ma credo che i ruoli si sono buttati loro addosso a noi, sapendo già dove andare a finire. Poi il test era, chissà cosa vuol dire Sinossi, Aldo ha detto di no, ha fatto il povero. Ma signor Bertacca, è emozionato a dirigere questi tre? Sono emozionato soprattutto a stare davanti a tutti questi giornalisti, cosa a cui non sono abituato. Partiamo ma nemmeno noi non ci siamo mai abituati, è per quello che le faccio la domanda. L'emozione certo che c'è, ci mancherebbe, come dire, esordire con un film così, per quanto ci conosciamo da tantissimo, e quello è stato il motivo che mi ha dato forza, oltre che lusinga nel fatto che mi abbiate chiesto questa cosa. Come saltare un po' in prima squadra, avendo sempre giocato in primavera, per me. Francesca Neri interpreta una dirigente di banca, un pezzo grosso di una banca e a cui io mi rivolgo per avere dei finanziamenti. E, c'è una cosa molto divertente che però lei ci perdonerà se lo omettiamo, se no è un casino, e per cercare di convincere la Francesca Neri, direttrice, ad avere questo finanziamento, usiamo uno stratagemma. Io presento a lei un ipotetico investitore dell'est, no? che sarà Aldo, però alla sua fantasia immaginare se va bene o se va male questa operazione finanziaria, no? Cerchiamo sempre di guardarci attorno, guardare i film che hanno dei riferimenti, ma poi andiamo sempre sulle nostre corde, quindi anche perché cerchiamo sempre la parte ironica e comica del personaggio. E quindi il maggiordomo perfido era, però sì, erano le mie corde, solo che per come si è sviluppata la storia volevo sterminare, però poi alla fine non faccio nulla di tremendo. Ma in realtà è secondo me un ottimo maggiordomo che ha imparato bene dove stare, sta al suo posto, subisce e ha questa affezione, questa dedizione al suo padrone che l'ha creato e potrebbe distruggerlo in qualsiasi momento, ma poi a un certo punto, come tutti gli schiavi, si ribella. Insomma. Ci siamo un po' ispirati ai samurai, insomma, ecco, mi sono ispirato un po' a quella tendenza lì. Poi si ribella, è bella la ribellione. Si ribella perché Giacomo è veramente insopportabile, anche nella vita. Quando abbiamo cominciato l'anno scorso a pensare al soggetto di questo film, immediatamente ci sono venuti in mente questi personaggi, inevitabilmente la crisi ci ha condizionato. Diciamo che forse ci è piaciuto di più raccontare la diversità tra, se vuole anche in termini un po' grotteschi, no? Tra il ricco, un certo mondo, quello che rappresenta una certa arroganza, una certa superficialità nei comportamenti che magari portano a delle conseguenze a catena per altri, e la difficoltà delle persone che erano in qualche modo legate a questa figura, il quale perdendo tutto trascina un po' nel baratro gli altri. Infatti tra l'altro l'idea iniziale era il ricco, il povero e l'esodato. Poi è andata a finire in un altro modo, io non volevo fare l'esodato. Ho scelto di non agganciarci e fare un discorso sulla crisi specificatamente, ma di raccontare la storia in realtà di un personaggio che più per come dire, esagerazione, spregiudicatezza, anche un po' di stupidità perde tutto, non a causa di un contesto che è molto di sottofondo. Ciao a tutti, grazie. Grazie.